ragazze, bentornate sul canale What's in my makeup bag / prodotti preferiti in makeup degli ultimi 2 mesi. Sono tutti qui perché questa è la pochette che ho sulla mia vanity, insomma nello spazio dove ogni mattina mi trucco, ogni mattina, ogni sera, dipende, e ci sono tutti i prodotti che mi sono piaciuti di più in questo periodo. Allora, andiamo random perché così è più divertente, c'è sempre l'effetto sorpresa. Prima cosa che cito è il mio primer di Smashbox, questo è il Photo Finish Primerizer, che è quello con l'acido ialuronico, di cui vi avevo già parlato e ne ho già usato uno. Questo è il secondo che ho ricomprato, il primo me l'avevano inviato e questo qui l'ho ricomprato perché mi era piaciuto tantissimo. Io adoro l'Hangover di Too Faced perché secondo me quello è colla per tutta la base che andiamo a fare dopo. Questo altrettanto, è un po' più leggero e idrata bene la pelle, cioè la sensazione è proprio di pelle pronta, rimpolpata, luminosa, quindi mi è piaciuto, me lo sono ricomprato perché è giusto tenerlo di scorta. E quando non uso questo, diciamo che questo lo uso se magari mi trucco il pomeriggio / la sera, oppure se mi va di usarlo la mattina, però in questo momento sto usando come primer quello che vi ho fatto vedere nei preferiti skincare, che è il fluido da città SPF 50 di Darphin, proprio perché... Oh vabbè, diluvia da un mese, però c'è il sole, quindi sono passata al filtro da città. E, due mascara, allora uno è il mio amato e soprannominato In Extreme Dimension, no In Extremis, che in realtà si chiama In Extreme Dimension Lash, che è quello di MAC, ve l'avevo già fatto vedere, ve ne ho già parlato, mi piace tantissimo e siccome sta finendo, in questi giorni sto usando questo di Essence che è il Volume Stylist 18 ore Lash Extension Mascara con fibre allunganti. È quello che vi ho fatto vedere nel video top 3 dei mascara Essence, l'avevo inserito al secondo posto. Comunque vi linko il video giù nell'info box così potete andare a vedere l'effetto che fa, perché lì avevo fatto proprio per ogni mascara l'applicazione. Poi, sempre in tema mascara, c'è la mia base e questa è quella di Smashbox, la Photo Finish Lash Primer base per ciglia, che è quella bianca. Anche di questa ve ne avevo già parlato, insomma alcuni prodotti saranno nuovi, altri sono proprio un ripasso, perché comunque quando mi piace una cosa lo sapete che io poi mi fedelizzo. E questo è appunto il pettinino del... vedete? Forse sì, il pettinino appunto della base, mi piace tantissimo questa di Smashbox, mi piace quanto mi piaceva quella di Dior, quella bianca, non mi ricordo adesso. Poi, prodotti per le sopracciglia è una combo che sto facendo da un po'. La matita è la matita di Benefit, la Gimme Proof Brow Pencil, non quella micromina, ma quella con il taglio angolato e un po' più cicciottella, ed è la versione piccola perché è la Travel Size, la mia colorazione è la numero 3. E che trovate appunto nella sezione delle mini taglie da Sephora. Io la volevo provare da un sacco, volevo provare questi prodotti per le sopracciglia di Benefit, ho colto l'occasione per prenderla in mini size. Allora, la colorazione è un mezzo tono chiara e calda per me, preferisco una cosa un po' più fredda e più scura. Mi piace come matita, non mi piace il tipo di matita, cioè preferirò sicuramente la micromina e infatti penso di comprarla in full size dopo aver provato questa. Per fissare il tutto, devo dire che non pensavo, ma è un prodotto che si sta rivelando ottimo, è questo qui di MAC. Questo è il gel per le sopracciglia, che voi vedete marrone, ma in realtà era trasparente. Però appunto con l'utilizzo con la matita è diventato marrone. Passiamo, vado veloce perché sennò questo video diventa lunghissimo. Passiamo al correttori. Due correttori. Uno è sempre di MAC ed è questo, anche questo è un acquisto recente che ho fatto praticamente tutto in una volta. Ringrazio Clizia a Pescara da MAC che mi ha indottrinata su un sacco di cose e ho preso questo correttore qui. Questo è il Mineralize Concealer, la mia colorazione è la NW20 ed è sempre quella la mia colorazione di MAC correttore, quindi anche un po' per regolarvi. Io ho usato per anni lo Studio Finish, che resta il mio correttore di MAC preferito, quello nel puttino, un po' più secco, diciamo che sarebbe più adatto per i brufoletti o comunque per il viso, ma io ho adorato nel contorno occhi.
e ho preso questo. Questo va bene se non avete tante occhiaie, è un correttore molto light, molto leggero, resta quasi un po' in effetto bagnato, infatti va fissato bene, però se avete un'occhiaia medio pesante non va bene. Ci vuole qualcos'altro. Infatti sopra, siccome non ho un'occhiaia leggera, sopra sto finendo il NARS, questo nel pottino, che è il Soft Matte Complete Concealer nella colorazione Custard. Come vedete lo sto praticamente finendo e quindi lo abbino a questo, giusto per riuscire ad utilizzare tutti e due. Per fissare tutto, la mia cipria preferita, questa sarà la terza che uso ed è la Rimmel Instant Fix and Matte Translucent Powder nella colorazione 001 Translucent, sì, che praticamente ha sostituito un'altra mia cipria preferitissima di Rimmel, la Stay Matte. Questa ha un effetto un po' più blur, un po' più filtro Instagram, diciamo così, però è un ottimo opacizzante, minimizza benissimo i pori, mi fissa tutto il giorno, è una polvere molto molto leggera e mi piace un sacco, infatti cioè, non è la prima che uso. Andiamo avanti e troviamo il mio burro cacao. Io tengo sempre un burro cacao nella makeup bag, in modo che se mi sono per caso dimenticata di mettere il burro cacao in bagno, quando poi vengo a truccarmi me lo metto. In questo caso sto finendo questo, che vi segnalo perché è buonissimo, vedete, lo sto praticamente finendo, ed è il burro cacao di Mediterranea, si chiama Action Lipstick, che in realtà è un burro cacao che ha a base di acido ialuronico, quindi ha questo effetto super reidratante, super impolpante, buonissimo, ed è più comodo rispetto all'altro mio burro cacao preferito, che è quello di Nux Rave de Miel, che però appunto ha in puttino, in barattolino, un po' più scomodo questo. Poi un altro primer che ho qui è questo di Vrochet, il Primer Base Peau Parfait, ed è praticamente il primer illuminante. Infatti questo ha delle particelle luminose che io vi sconsiglio, se avete i pori dilatati, di usare proprio come primer. Vedete che effetto glow che fa, bellissimo. Però se avete il poro dilatato non lo potete assolutamente mettere su tutto il viso, perché ve lo va ad enfatizzare tantissimo, ho provato. E quindi cosa faccio? Lo mixo a un fondotinta. Il fondotinta a cui lo mixo è questo di Avril. Questo è un fondotinta eco bio. Avril è una, l'ho trovata in una bioprofumeria. E le fondotinte all'olio di jojoba bio, ed è un fondotinta che nel campo bio viene osannato tantissimo. Diciamo che non è il mio fondotinta preferito, anzi ho fatto un po' di difficoltà a farmelo piacere, perché non lo so, era come se mi andasse ad enfatizzare invece che uniformare bene, perché ho capito dopo che mi seccava molto molto la pelle. Quindi che cosa ho fatto? Li mixo insieme, prendo un po' di fondotinta, un po' di questo, e viene praticamente l'effetto di una crema colorata, un fondotinta molto leggero, effetto glow. Ovviamente io faccio questo perché così riesco ad usare questo e questo, però ecco, se dovessi ricomprarlo, consigliarlo, questo qui non lo consiglierei, perché su di me, sul mio tipo di pelle, per come sono abituata io ad avere la performance da un fondotinta, quello non va bene. Però è un fondotinta di cui parlano tutti benissimo. Altri due fondotinta che invece adoro, uno è una versione liquida, ed è questo qui di Paolo Guatelli. Questo fondotinta io l'avevo già amato tantissimo l'anno scorso, si chiama Photoshop Perfecting Foundation. La mia colorazione è la 104, comunque vi scrivo sempre tutti i nomi con tutti i colori nell'info box, ed è un fondotinta effetto Photoshop, ma molto leggero, cioè è quello che ho indosso, io lo applico con le mani, a mo' proprio di crema colorata. Ed è perfetto, copre tutto, leviga perfettamente, dura tutto il giorno, è meraviglioso, il colore è perfetto e poi mi piace anche il packaging, perché è molto travel size, mi piace molto, molto slim.
Questo ve lo faccio vedere perché io l'ho amato, l'ho finito, ma ce l'ho ancora qui. Ed è il nuovo fondotinta di Max Factor, scusate, ecco, lo vedete meglio, che mi avevano inviato con le mie iniziali. Questo si chiama Facefinity Compact Foundation 002 Ivory, è il mio colore, SPF 20. Mi è piaciuto tantissimo, mi ha ricordato un sacco un fondotinta di cui io ho fatto una testa così negli anni passati, che è il fondotinta solare di Shiseido in polvere, nella confezione blu, uguale, cioè mettevo questo fondotinta e allora intanto è un fondotinta velocissimo, perché se di mattina siete di fretta e non avete voglia di truccarvi, vi passate questo, avete una pelle perfetta in 1,02 nanosecondi, cioè fantastico. Secondo, dura bene, per essere un fondotinta in polvere dura bene tutto il giorno e il colore è perfetto, e non è un fondotinta che va a seccare la pelle, cioè non è come i classici fondotinta in polvere che dopo un po' fanno questo effetto incipriato. Ecco, l'effetto incipriato a me non piace. Questo mi ha ricordato perfettamente quel fondotinta lì, che è stata la mia coperta di Linus per la faccia per tantissimi anni, e infatti questo me lo ricompro perché è pratico e veloce. Però voglio aspettare di vedere se devo prendere un mezzo tono più scuro o no. Cioè, devo capire ancora se quest'anno mi abbronzo o non mi abbronzo, in pratica. Andiamo avanti. Terra. Io questa non è una novità, la tiro fuori ogni estate. Primavera-estate, quando voglio sembrare un pochino abbronzata, la ritiro fuori. Ed è la Terra di Estée Lauder, la Bronze Goddess, che esce ogni anno, ma in realtà è permanente. Però ogni collezione estiva Bronze Goddess di Estée Lauder la ripropongono. Ci sono 4 colori. Questo sembra non adatto a me, ma è lo 04 Deep. In realtà è perfetto, cioè è quello che ho su, non è assolutamente così rossiccio come sembra in camera, perché lo sto guardando nel viewfinder e no, non è così rossiccio, giuro. Però mi piace tantissimo, è una cipria che non fa macchia, molto leggera, si sfuma facilmente, mi piace. Sopra la terra uso Lovejoy di MAC. Lovejoy di MAC è il mio blush da, credo, no, un anno, no ragazze, sì, è un anno ininterrotto che uso questo blush. Sono i Mineral Eyes, quelli che hanno la gobbetta, ma in realtà il mio sta praticamente andando, è già andata via da un po', ma starà anche finendo, ed è un blush stupendo, dura tutto il giorno, effetto primo sole, io lo uso in inverno, lo uso in autunno, lo uso in primavera, lo userò in estate, è un blush che mi piace tantissimo. In generale i blush di MAC sono fra i miei preferiti, proprio per qualità della polvere, pigmento, durata sulla pelle. Tant'è che ne ho comprato un altro, questo è nuovo. Però sapete quando comprate una cosa nuova ma non vi volete staccare dal vecchio, e quindi questo ancora non l'ho provato bene? Però ve lo faccio vedere. Questo è un powder blush invece, non quelli cotti minerali ma quelli appunto semplici, sempre di MAC, si chiama Mocha. È una versione un po' più rosata di blush, quindi per quando voglio fare, magari voglio creare delle tonalità un po' più fredde, in teoria uso questo, però devo ancora capirlo. Passiamo a tutto occhi adesso. Sì, allora, primer occhi NYX Profit, che è quando appunto vado ad utilizzare l'ombretto in polvere uso quello, perché è molto simile al primer occhi di NARS e costa un terzo se non un quarto di quello di NARS, ed è praticamente performante allo stesso modo. Poi ho un ombretto in polvere e 2 palette, allora, e una matita. Prendiamo la matita, e questa è la, non la trovate più, perché era un'edizione limitata di Kiko, si chiama Sumptuous Kajal, ed è la 01, che è questo colore burro bellissimo, che io uso sotto l'arcata sopraccigliare. Su tutto l'occhio, praticamente tutti i giorni, sto usando questo ombretto di MAC, che si chiama Sweet Heat. Ed è un Extra Dimension Lash, che sono appunto quegli ombretti in polvere che potete usare anche bagnati, ed è bellissimo, un colore luminoso, cioè è luce sulla palpebra. E poi ho 2 palette, una che conoscete benissimo ed è la palettina di MAC in collaborazione con Patrick Star,
di cui però vado ad usare solo questi due colori, praticamente questi due colori, che vi dico come si chiamano: Soft Brown e Swiss Chocolate, che sono dei colori marroncini opachi banalissimi, ma che mi piacciono un sacco. E poi, per quanto riguarda la palette occhi, l'ultima addiction nella mia collezione è una mini palettina di Huda Beauty. Ho preso la Smoky Obsession, quindi quella sui toni marroncini. Sono stupende. Queste palettine costano sui 29 euro, se non sbaglio. Ci sono 4 tonalità e io ho voluto prendere questa perché volevo provare più che altro la qualità della polvere, che è pazzesca. Sono polveri meravigliose. Questi sono tutti i colori che io per tutti i giorni vado ad utilizzare, soprattutto appunto, in realtà uso questo, questo e questo, e ogni tanto do un po' di luce, ma in realtà uso alla fine sempre i soliti marroncini. E mi piace anche il fatto che sia molto compatta, e infatti questa è perfetta da portarsi in vacanza, anche se fate un weekend fuori, perché è quella classica dimensione che, se anche non avete spazio, dite vabbè, piccola, ci sta. E niente, quindi mi piace. Infatti devo dire che mi sono piaciute, non mi avevano mai ispirato le palette grandi di Huda Beauty, perché io le trovo estremamente, per me che non trucco gli occhi tutti i giorni, anzi pochissimo, e quando lo faccio faccio cose banalissime, non mi piaccio truccatissima sugli occhi. Quindi per me era una spesa inutile, perché bellissimi colori, ok, ma l'avrei usata una volta. E quindi non mi c'ero mai proprio appassionata o avvicinata. Queste qui sì, perché sono compatte, quindi si può fare. Questo era tutto quello che c'era nella mia makeup bag, quindi tutti i miei preferiti makeup e tutto quello che utilizzo tutti i giorni. Vi faccio vedere i miei nuovi pennelli super super preferiti e super super sporchi. Perché, vabbè, che sono questi qui. Questo è un set di pennelli di DoColor. Allora, io avevo già collaborato con DoColor l'anno scorso, avevo scelto un set di pennelli che era praticamente questo, quelli duo fibre, e c'era tutto un set. Quest'anno mi hanno ricontattato per chiedermi se volevo provare un altro set, e ho detto sì, certo, perché mi sono piaciuti tantissimo i loro pennelli, e praticamente io uso solo quelli. Questo è un set completo, ve lo metto nell'info box, anche qui non mi ricordo esattamente quanti pennelli ci sono, ma ce ne sono tantissimi, e io li uso tutti, cioè io ce li ho tutti praticamente in uso. Questi sono quelli per il... E questi sono quegli occhi, e niente, ve li faccio. Secondo me sono degli ottimi set, rapporto qualità-prezzo perfetta, e mi piacciono molto, e quindi ve li volevo segnalare. Era giusto così, mi faceva piacere. Vi mando un bacio che mi si scarica la batteria. Al prossimo video.